Sei il più bello sbaglio della mia vita. Io te l'ho detto. Cosa? Bentornati a tutti voi ragazzi, sono Tony e Penz e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la quinta puntata di Are You The One Italia? Italia! Un reality ginecologico. Ginecologico, sì, perché abbiamo qui il maestro, è tornato. È il massimo rappresentante del reparto più importante e famoso d'Italia. Che si chiama? Amber Eggy. Un saluto alla dottoressa freudiana. Freudiana, Gesù Isilde. Allora, vedete infatti la differenza. Dell'abbigliamento, no? Lui l'elegante. L'attitudine perché... alla visita e l'attitudine alla nulla facenza. Però, è grazie. È la spaccitudine. La spaccitudine. Ovvero fanno in innauri, uno di ok, sto marafone. Perché oggi abbiamo una coppia incredibile. L'avete cercata, l'avete voluta, ci avete sfragassato tre quarti della... E anch'io desideravo conoscerli entrambi molto molto, devo dire. Soprattutto perché uno di questi è molto simile a te, Gesù Isilde. Ragazzi yes. Particolari, ragazzi calienti, ragazzi intensi. Inizialmente non li stavo comprendendo, ma adesso hanno dato una spinta incredibile al format. Fatima e Filippo! Benvenuti! Ogni volta vi presentiamo, però non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Zia Mara, falli venire, per forza. Fatima e Filippo! I dottori di Harvard! Buonasera, dottoressa! Buonasera, ciao! Buonasera. Bene! Ginecologo! Cosa succede? Ah, proprio col ginecologo. Sì, da notare che il suo sorriso è più bianco della sua maglietta. È la prima volta che vedo applauso, applauso! Applauso! Come state? Bene. Allora, bene, noi siamo contenti bene. Di avervi qua. Siamo emozionati. Anch'io. Davvero. Una, anche delle, noi, una delle nostre coppie preferite. Sì. Devo dire. Lo dice a tutte le coppie che no, vengono. Non è sì. Vero, non è vero. No, però è lo stesso. Sono sincera. Per la prima volta l'empatia carnica ginecologica dei ragazzi. Cosa cazzo si dice? Non lo so, così. Ginecologica. Dobbiamo guardare. No, dobbiamo no. Guardiamo oggi la quinta puntata di Are You The One Italia. Già la quinta. E siamo arrivati al punto in cui Diogo e Aurora entrano nella famosa Camera dei segreti. Grande! E noi da una settimana siamo fermi qua. Siamo rimasti qua. Seduti qua ad aspettare Yoga e Aurora. Vediamo. Fatima ha una cosa da dirvi. Senza parole, il ginecologo mi ha dato un'emozione. Sì. Applauso, applauso! È l'emozione triangolare che ti lascia sempre senza parole. Che cazzo si non si droga. Se loro non fossero un match perfetto qua succede un macello, qua vanno in crisi tutti. Cosa stai dicendo? Filosofo. Parole sue. Ma davvero siete ansiosi? Dai, così tanto pessimismo. Chi è? Sempre Laura? Sì, sì. In italiano. Incredibile. Sì, lui è il nostro portavoce. Saranno il match? Altri 5 minuti adesso, sì, di scoprirlo. Se non sono loro siamo letteralmente ma soprattutto già vedi che di chi è match se non è di Aurora. Sta per vomitare, attenzione. Lo mettilo in chiesa. Sta pregando, sta baciando il rosario. È in preghiera, guarda. Attenzione. No! Loro saranno perfetti nella vita, però come ben detto scientificamente parlando... Eravamo disperati anche. No, raga, ma non è possibile. No, qua eravamo proprio... non hai capito. C'è un errore. Quindi ora loro sono costretti ad andare con altre persone. E certo, conoscere altre persone, quello che perché ti dicevo l'altra volta. Sono... Però è vero, a livello emotivo e psicologico ti mette a dura prova questo... Ginecologo! In voi questo rospomaro e Tavinder... No! No! Io lo sapevo! Autore, Filippo era l'autore! Gran casino, Gran Canaria, ragazzi. E chi se l'aspettavamo questa cosa? Ma tu hai detto che lo sapevi! No, povero! Ma è Madonna. Bello anche quando piange comunque. Però dico, quanto l'hanno vissuta? Cioè qui quante settimane erano passate in questo momento? Ma una forse. Una? Allora. Sì, però là, un giorno come tre giorni. Forse non vinciamo, perché ho trovato il mio match perfetto. Anche che per me adesso... sentimento che è Aurora. Restano durezze fatue che però non hanno durezze fatue. Fatue.
Filippo, che ne pensi? Qua erano, lui era 100% sicuro che loro erano match. Io pensavo 100% sicuro. Quando ha visto scritto nessun match anche... è crollato il mondo addosso. Anche... E sì, un gioco di sguardi intenso, eh. Io so che sei. Mazza, ma raga, oh! No, ho messo solo perché comunque si vede che Diogo è un bravo ragazzo e mi dispiace che sta così. Poi ovviamente... Sì. Il cuore di Filippo, ragazzi, il cuore! Ragazzi, genuinità! Cioè, io non riesco a vederli con altri, a loro due. Aspetta, c'è un ragionamento qui. Da Giuliana, poi, eh. Giuliana! Entrambe le volte che tu sei stata a match con me, si sono accese più luci. Sì, sì. Tu intanto cosa pensavi? E si grattava il sedere. Aveva dei pruriti, eh. Loro non lo sono, tornano le probabilità. E loro chi? Ma quelli per sempre! Se sperai così. Essere Laur il mio match. Però se fossi Laur, io non sarei felice. Perché non lo metti allungato su una barca di Pippi Island, allungato così, stai tipo un pescatore. Ma si va avanti, c'è il drone, cosa accadrà? Serata. Serata. I daters si stanno preparando per la festa in stile sexy. Ma dopo la stanza della verità, non riescono a distogliere il pensiero dalle ipotesi sui match. Quindi tutto triste. Ti immagini? Una festa di... Devono da soli. È l'unica con il quale mi ci vedo uscire fuori da qua, Francesca. Cioè, lui quando è successo il marmellounce, lui è... Il marmellounce? La pastrugnazione. Cioè, lui era veramente provato, perché lui provava veramente un sentimento per Francesca. No, amore, invece io ti dico che non hai fatto una strada, perché Francesca, io ci ho parlato diverse volte con Francesca, Ah, mentre parla lui intanto si schiuma gascelle. Non si sa... Di chi è presa? È da tre giorni che non mi parla, Capito? Una cosa e c'è rimasta male. Laur, brutto. Talita chiama Laura. Cos'è successo? È successo che hai messo sul c***o? No, scusa. Ha distratto che ha detto. Lei non lo sopportava, raga, veramente. No, cioè... no ragazzi. Cosa fa, raga? Ma questo è Marti stile sexy. E lei non lo metti nella casa? Giacca e mutande rosse. Non cagarlo più. Ma scusate, ma che montaggio è? Chi è che si apre con i suoi sentimenti e quello che fa l'elicottero col c***o? Ma scusate! Se tu non cresci, io come persona, come uomo, sarai sempre una persona di merda. Cioè, sta dicendo che lui può pensare in noi quando vuole, ma il cervello... Noi non abbiamo mai detto niente. Sono i crescenti in prognosi riservata. Si vogliono bene, si vogliono bene. Parte la festa, ragazzi! Non c'è! I culi! Triangoli! Fatima! Brindisi a tutte le ragazze che stasera si sono superate! Filippo, già ubriaco Marce! Andrea, secondo me non sei interessato, onestamente, non c'è nessun problema, prova a farlo dici. Così è andato tutto, attenzione! Attenzione, l'outfit di Laura è giacca senza niente! Wow, non me lo ricordavo questo, ragazzi! Il mio cervello l'aveva rimossa questa cosa. Ma ha fatto bene. Sì, per sopravvivenza. Ma mi piaci, certo, mi piaci. Perché non mi arriva? È una certa, se non scatta in modo naturale, basta. Video, basta. Non scatta, cioè, non una scatta. Cosa non la puoi forzare. Andrea, ma su che basi dici non? Sulla base. Io guarda, faccio l'uomo, ma tu devi fare pure la donna, eh. Cioè, ma cos'è faccio l'uomo, faccio la donna? Non ci sono ruoli in questo caso. Ma cosa facendo? Se tu di cosa c'è la donna? Che vedi? Andrea, Dio buono, come che... Non riesce. Io dico così, ma che ti devo dire? Se ne rompe la distanza, esce la lingua! Non forzato, non chiesto, non desiderato. No, è stata la produzione. Tipo un film, l'ha presa da dietro, sì. Bam! Sì. Sei bravo, Andrea! Quindi nasce l'amore? Io ho i miei grandi dubbi. Un bacio propiziatorio e Fatima dà la scossa per far sì che questo accada. Quindi grazie a Fatima. Con lei che si vuote le mani. Brava Fatima. Sometimes ti lasci prendere da... No, ora no, tranquillo. No, tranquillo. Tutto sotto siamo così. Avete questa scintilla? Però la Sto parlando! Fatima! Sta sbloccando tutti! Stasera tutti! Sono i miracoli! Aspetta, però guarda lo sguardo! Filippo guarda! Filippo è un controllore dell'ATM! Bella vita mi piace, le sorprese mi piace essere viziato! A me piace giocare! Devi essere donna! Non devi essere donna solo di così, tanto perché sono una donna! Devi essere una donna! Blocco!
Blocca, blocca. Ci riuscirà Fatima a farlo parlare per la prima volta? Potrebbe parlare. Accadrà questo miracolo di Fatima? Vado a Fatima, ve lo prometto, prendo l'aereo per Fatima se succede. Vado a mandando di Fatima. Perché la donna rispecchia il proprio uomo e l'uomo rispecchia la donna, capisci? Certo, certo. No, versi come ha fatto. No. Fagli dire sì almeno, sì, sì, due lettere. Bisogna essere complici e tutto. A me piace molto la complicità. Sì, a me piace molto. È una frase, è una frase. A me piace molto. A me piace molto. Sì, vado a Fatima, prendo i biglietti prima di agosto. Esatto. Prima di agosto. Grazie Fatima, il miracolo a Milano. Il miracolo di Fatima. Non facciamo uso di droghe, lo ripetiamo. Siamo persone e felicità. Felicità, felicità. Ad esempio, ok, dobbiamo andare in viaggio. A te già non frega più un c***o. Ho notato che ogni tanto mi guardavi ma non ti esponevi, però non capivo se era un guardare di ammirazione o di attrazione momentanea. Blocca, blocca, chiamo il pallone d'oro. Brava, grande Fatima. Dopo la premiazione del pallone d'oro, cosa accadrà? Nuovo giorno, vecchi struggimenti. Diogo non si capacita che Aurora non sia il suo match. Il cuore volta il gioco. Dottore, io quando vince questa serie mi emoziono, viene da piangere. Diogo sta malissimo. Amore, cioè lui non sa che fare, lo sai? Parla da solo, è impazzito. Ormai sta parlando. Ormai da ricoverare. Da tanto tempo che sono da solo. Gli lancia le robe, lo sai, un cazzo. Non pensiamo che c'è qualcun'altra persona che cambia nulla quello che sento per lei. Sì, perché... No, scusate. Io sono orgogliosa del fatto che Diogo è il mio match. Sono ma aspetta, ma lei è Francesca? Francesca. Lancia una frecciatina a Aurora davanti a lei. E che penso tuttora che tu sia il mio super possibile match, perché... Guarda lui in difficoltà perché glielo devi dire. Tu sei arrivato dopo, ma l'altra persona è quella che c'è sempre stata fin dall'inizio. Che è Francesca, ok. Ma lei fa anche no, finta. No! Questa di non ricordarsi il nome. Quello di cui credo di aver bisogno è una donna che al mio fianco si presenti in un certo determinato modo. Marta magari è troppo impattante, troppo strong, non è il forse suo, è troppo hard, troppo hard, ma è dolcissimo. Esatto, che poi è tutto contrario. Io l'adoro perché avevo bisogno di capire determinate situazioni. Ok. Lei già incazzata. Sinceramente non sono arrabbiata, ma per il semplice, guarda, motivo che io dagli uomini non mi aspetto proprio un bel c***o niente. Applauso. Brava Fra. Questa è la frase del giorno. Solo così si può vivere bene. Brava. Da sola te lo fa. Per me è stato molto molto esagerato quello. Al di fuori di qua, stiamo frequentando con un ragazzo dopo 48 ore si fa un'altra. Per me è fuori, proprio croce rossa. Croce rossa no, è una cosa bellissima. Anzi, se volete sostenere rossa. La croce rossa, no, donate. Facciamo arrivare il 118. Che croce rossa. Ah, sì. Ma dai, almeno mi prendere per il culo. Un po' come vedi tu. Andiamo. E va via, e lo lascia lì. E rimane da solo col suo cocktail finito. Finito, ma sta bevendo. Ho deciso che inizio a dare un po' di pepe a questo gioco, squilibrare un po' queste coppie, squilibrare un po' l'armonia che c'è, la pace che c'è. Ecco. Io sono convinta che il mio match possa essere uno del trio Leonardo, Andrea e Giulio. Ah, attenzione, che trio incredibile, eh. Però questo è un gioco, no? È un gioco di gruppo. Esponiamoci. Giusto, brava. Andiamo, esponiamo la verità, l'onestà di una donna. Fatima arriva, distrugge, va via. Sei tu il mio match, hai capito? Se ne va è lui. Poi va un altro e fa, io penso che sei tu. Tu comunque mi fai sentire. Ma perché bisogna comunque scatenare una reazione. Donna Fatima! No. Leonardo, cosa ti... No, ti prego, il ballo quello cinese, la balera, mettilo in balera lui. Ma basta! So quando essere seria, so quando essere so quando essere sensuale e quando essere porca. Ah. Adesso va via! È distrutto! Scusate! Sei... Guarda che cosa! Attenzione, sto ginocchio! So come essere sensuale e lo sta per castrare con una ginocchiata letale nei testicoli. Non sai che molto probabilmente tu sei mio match. Io, eh? Sì. Ora va da Leonardo e lo distrugge anche a lui e poi se ne va uguale. Fatima, nessuno è il tuo match qua, non hai capito? No, non hai capito. Era proprio rosicava, rosicava. Ma ragazzi, sparato... Nessuno è il tuo match, Fatima. Sì, perché è un rosicone. Sì. Perché tanto dici tutti che te mangi tutti, che non è vero. È la verità. È la verità, tu per primo. No, però appena arriva lui comunque tu, anche te ti scatta quella cosa. È diverso, cambia tutto. Diminuisci, in questo modo poi allora, non hai da sminuire, non mi piace, diminuisci di cosa. Leonardo, va via, ma poi lui arriva
per litigare, capito? Sì, sì. Fai proprio in c***o, mi fai. Vattene a f***o proprio. Ma perché lui? Voleva vedere cosa c'era io, sotto. Io, ragazzi, io le mie emozioni là dentro oltre. Volevo tirare fuori e non guarda, ce la facevo. E quindi ho fatto così. Guarda la faccia di come è soddisfatto. Sono fatto così. Con Fatima basta. Pure oggi abbiamo rilitigato. Rilitigato. Siete. No, aspetta. Sandra e Raimondo. Esatto, sembra già sposati. Sì. Quindi non mi fa manco più effetto. Non mi frega niente. No, non mi fa manco più effetto. Non la guardo più. Ma c'è la cerimonia dei laser, delle fasci laser. Se volete vincere il montepremi finale di 200.000 euro, dovete trovare ancora 9 match perfetti. Allora, il blackout è impossibile. Ragazzi, sì, è impossibile perché Alessandro e Noemi ci stanno. Iniziamo questa quarta cerimonia della coppia perfetta con Fatima. Attenzione, così! La Fatima. Prima! Vai! Io qua non so chi scegliere. È ora di smuovere un po' le acque in questo gioco perché noi ragazze tendiamo comunque a cercare di attirare l'attenzione di questi bei maschioni. Non gliela fa. Rimangono sempre nella loro idea e non... Dormono! Bravo Mezzini! Un applauso a lui! Bravo Luca! Ti chiedo un solo nome. Guarda i nostri ragazzi e dimmi, chi è il tuo match perfetto di questa sera? Un solo nome! Il mio match perfetto è... Emilio Fede! Grande Emilio! Emilio Fede, grande TG! Leonardo. Attenzione! Ragazzi, vedremo se l'acqua e l'olio saranno match perfetto. Esatto, vediamo. Sarà piuma, sarà ferro. Faccio l'olio. Piccante. Ma tu dici sempre le cazzate? Il mio match perfetto, eh? Phil. Carlo Conti! Filippo. Io so Filippo! Lo sapevo, Filippo! Mariangela. Riccardo. Il mio match perfetto, eh? Riccardo. Ah, vedi, Riccardo. Brava! Il mio match perfetto è... Giulio. Questa cerimonia è stata la cerimonia in cui tutte le coppie ormai erano proprio scombinare tutte. Allora, adesso mi incazzo. Almeno 3 fasce. No, ma almeno 4. Dai, stasera succede qualcosa per forza. Ora facciamo 8 luci. 8 luci? 8 luci lui. Ci vedo tutti. Sì. A parte noi. Non è con me. Sì. Un fascio di luce. Un match perfetto. 10 fasci di luce. 10 match perfetti. Grande! E 200.000 euro tutti per voi. Vabbè, bravi. Accensione. Accendi la macchina! Accendi. Con l'imposizione delle mani! Ma ti immagini? Anch'io! No, dai, ragazzi! No, raga! Lui è tristissimo! Cosa sta guardando? Sta guardando per te! No, io me ne vado! No, ragazzi! No, dai, no! Ciao! No, zero, ragazzi. Però nella negatività adesso, è stato positivo. Adesso inizio a segnarmeli io sui fogli. Siamo in mezzo alla strada, eh? Ha iniziato a parlare, Fatima l'ha sbloccato, il primo che ha parlato dopo la luce. È il miracolo di Fatima a Milano, io ve lo giuro, facendo un cero dopo la luce. Nessuna delle coppie qui presenti questa sera, al di fuori di Alessandro e Noemi, è un match perfetto. Dopo un po' finiscono le alternative, però cioè è la prossima. Bene, devo dire, ma infatti, che queste coppie esatto, proprio via. Basta nascondersi. Date spazio ai sentimenti e non abbiate paura di soffrire. Mazza, qua è incazzata. Ho capito, ma basta strategie, ma no, devi farle. La ricerca del match perfetto continua. E anche stasera una grande figura di merda. Grande, vai! Quindi ora tornano, bevono, cercano di fare strategie ubriachi. È per quello che poi non riesco mai ad accendere una luce. Esatto, perché sono sempre ubriachi. Sempre ubriachi. Quindi dobbiamo rifare le stesse coppie. Quelle delle luci, Giuliana con Giulio. Sì. Io con Filippo. Guarda come dire! Oh, a me, no! Se non lo so che mi vuoi bene, vieni qua. Amore, che esplode, che scoppia! Stasera non ci parlo, al massimo ci parlo domani. Ha detto che non mi parlava più! Domani! E infatti Filippo, proverbialmente fedele a se stesso... Posso sapere che è sempre per favore? Scusate? Un secondo dopo! Torni indietro! Un secondo dopo! Se devi fare uscite, prendi posizione... Arrivi in coerenza Italia! No, tu qua era una battuta, non era una battuta, tu l'hai detto questa era una battuta. Qui c'è un bacio! Non lo so, ma come? Non l'abbiamo visto nell'anticipazione? Vabbè, non spoilerare, non lo so, no. Non mi ricordo. Comunque tu pensi, tu sei veramente eccentrica, te lo posso dire. Tu sei veramente una persona che tu pensi che tutto gira intorno a te. Sì? Lo metti alle poste, lui operatore. Lui operatore. Ma non è così. Invece è così per me. Quello che conta. Va bene. Che feeling. Che feeling, c'è la fiamma. Guarda. Il principe sta sul pisello. Regina. Ehi. Ah, abbraccione, ti voglio bene.
Però pacca d'amici. No, a me sta pacca no, non ce la faccio. Ecco, vedi, ho detto, Io ti capisco, Filippo, tu capisci proprio. Vieni qua, dammi un abbraccio, dai. Però te stai sempre là, sì. E lui chiude la tenda. No. Apri e chiude. Si chiama Antonio Banderas, guarda. Con la mano così. Perché tanto lei sei troppo sicura? Io sì. Guarda come arriva Filippo. Madonna, come è arrivato. Come un mare. Dal mare fuori. Però, però. Ma lui qua cercava il bacio. Essendo sicura di te, trasmetti quello. Attenzione, si comprende? Subicchiao! E adesso poi c'è il ruccio in bocca. Il ruccio dell'ambra di... Vabbè, ma il ruccio dell'ambra piccante, quindi non mi va male. Sei il più bello sbaglio della mia vita. Io te l'ho detto. Cosa? Francesca, io ti amo. Ma lui balla. Cioè, la cosa peggiore è che lui, cioè, la prende e inizia a ballare. Ma è mattina ancora, non succede niente. Affini di rum. Vai, socio. Rifammelo, ti prego. Grazie per questo colpo di coste. Are you the one? Le ragazze questa sera sono state coraggiose nel mettere i ragazzi davanti all'evidenza. E solo a loro scegliere i due daters che vanno alla Affinity Room. Ah, le donne sceglieranno la coppia. Le donne scegliono la coppia. Vai. Ma prima di continuare voglio ricordarvi che tutte le puntate di Are You The One Italia le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. E per gli abbonati Sky Cinema, Paramount Plus è senza costi aggiuntivi. Ricordatevi di seguire Paramount Plus sui social per scoprire tutte le novità e i titoli disponibili. E adesso andiamo avanti con Are You The One Italia. Tu ti senti di voler approfondire la conoscenza con Leonardo? Cioè non è che devi andare a fare il film porno, no, puoi anche parlare. No, l'hai detto! Brava! Oggi il salto è tutto! Ma loro che aspettano? In sala d'attesa che mettiamo. Sala d'attesa! Chi è che vota per Talita e Giulio? Però mi piacerebbe vedere Giulio e Talita adesso. Sapremo. No, sapremo sicuro nella prossima. Nella prossima puntata di Are You The One Italia. Certo. Lo sapevo! No! Incredibile! Sul più bello! Lo ma sapevo! Ma noi tanto stiamo qua una settimana. Sì, siamo seduti, eh. Sì, no. La scelta di stasera sarà una scelta molto coerente con quello che sento. Ok, è arrivato il momento della verità. Ma che cazzo di capelli c'è? Ma che cazzo di capelli? E finisce così, ragazzi. Dai. Con la frase di Fatima. Vai, vabbè, hai cominciato e ha finito. Ha finito, esatto. Esatto. Cos'è che ho detto? Ma che c***o sono? Vado Merlino! E questo è il momento della verità. Io voglio ringraziare Fatima e Filippo per essere passati qui. Grazie a voi. Seguiteli su Instagram, mi raccomando, è semplicissimo. Seguiteli, qua ci sono gli Instagram tutti. Silvia, qui, e Sasha. Andate a vedere le puntate su Paramount Plus. Andate a vedere, vai, fallo. No, non fallo tu. Oh, devi farlo tu. Basta! Non si può, ragazzi. Insieme. Andate allora, a vedere le puntate su Paramount ogni mercoledì. Mi raccomando, Mi raccomando, ragazzi, vai! Hanno un futuro nella televisione, ragazzi. Sono libero conduzione, un ringraziamento speciale. Se volete avere degli approfondimenti ginecologici, contattatemi. Sarò lesto nel illuminarvi. Grazie. Va bene. Io di sicuro vengo. Grazie mille. Assolutamente a disposizione sempre. Tutte le sta prendendo, Sasha. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi. No.